ricordare mia sorella che era amante degli animali, gli animali erano la sua vita. Lei era educatrice cinofila, più lavorava al canile municipale di Arezzo, dipendente EMPA, era una ragazza molto conosciuta in città, non solo, e quindi prima di tutto mi ricordo a lei e poi più amici animali, perché amici a quattro zampe, pensano, era la sua vita. Un evento per ricordare Elenia Rapini e per aiutare gli amici a quattro zampe. Per il prossimo 18 dicembre il fratello della 29enne, che perse la vita in un incidente stradale nel novembre 2019 lungo la strada di Ristradelle, ha organizzato Music for Elenia Winter Edition al Circolo B1 di Arezzo, con musica non stop, DJ set e apericena su prenotazione con inizio alle 18. Quindi daremo sicuramente il nostro appoggio, il nostro apporto. Il ricavato sarà donato in beneficenza all'associazione animalista Scudo di Pan. Abbiamo gli stessi intenti che aveva Elenia, quindi l'amore per gli animali, quindi è anche un ricordo di Elenia, ma è anche un ringraziamento a tutti i volontari. Intanto la famiglia della giovane continua a chiedere giustizia. È stata infatti depositata una memoria alla Corte d'Appello di Firenze, che deve pronunciarsi sul ricorso presentato dal procuratore della Repubblica di Arezzo Roberto Rossi. In primo grado il conducente dell'auto che invase la corsia di marcia opposta e piombò addosso alla macchina di Elenia era stato assolto con formula piena, perché il fatto non costituisce reato. Il colpo di sonno aveva sentenziato il giudice del Tribunale di Arezzo fu dovuto ad un malore improvviso e incolpevole dovuto ad una patologia, la sindrome delle apnee ostruttive del sonno, pertanto l'automobilista non può essere condannato. Intendiamo ribadire il fatto che l'incidente mortale dove perse la vita Elenia non si verificò perché l'automobilista è affetto da una sindrome della patologia del sonno conosciuta come OSAS, ma perché era sotto l'effetto di un potente sonnifero chiamato Diazepam, le famose gocce N, e noi con questa memoria intendiamo insistere affinché la Corte d'Appello riformi questa sentenza, comminando la giusta pena di giustizia a questo automobilista e auspicando anche che gli venga revocata o quantomeno sospesa la patente di guida.